stata una sorta di richiesta di compromesso, di aiuto da parte della regione sul tema moschee. Siete disposti a, come dire, aprire un tavolo di qualche tipo con il comune? Ma noi siamo disposti a dire quello che abbiamo sempre detto, c'è una legge, quindi valutiamo le richieste che verranno fatte e se sono compatibili con il contenuto della legge. Una legge che non sarà ulteriormente inasprita, modificata? Per ora non credo, per ora credo che rimarrà quella che è. Per l'incontro di giovedì a Roma ha detto un passo in avanti, il cronoprogramma va avanti come previsto quindi? Cronoprogramma va avanti come previsto, se ci saranno delle accelerazioni tanto di guadagnato. Sicuramente stiamo mantenendo gli impegni che ci eravamo reciprocamente assunti. Si sono aggiunte molte regioni nel frattempo nella richiesta di autonomia. E questa è la dimostrazione che è una scelta assolutamente utile per tutte le regioni, quindi è una scelta alla quale prima o poi aderiranno tutte le regioni quando si renderanno conto che questa nuova organizzazione dello Stato non potrà che migliorare la qualità della vita per i nostri cittadini. 94 milioni di euro per le infrastrutture ferroviarie. Quanto è importante questo intervento? Quando potremo dare qualche certezza in più ai pendolari? È un tema che lei spesso tratta dicendo stiamo cercando di risolvere. Ma innanzitutto non confondiamo le reti con il servizio, che sono due cose completamente distinte. Noi investiamo, abbiamo sempre investito sulla qualità delle nostre reti per evitare che si possa verificare alcun tipo di rischio o di cattivo funzionamento per i nostri cittadini, quindi questo è normale. Per quanto riguarda invece il servizio, adesso stiamo seguendo anche in questo caso i tempi che ci eravamo dati, abbiamo predisposto quello che potrebbe essere il preaccordo, lo manderemo all'amministratore delegato delle ferrovie e sulla base di quello vedremo come risponderà l'AFS. Dopodiché io mi auguro che qualche positiva risposta possa venire presto, possa già fin dall'autunno essere stata qualche risposta positiva ai nostri pendolari. Senta, come nuovo presidente di FS circola il posto di Mazzoncini in nome di Giuseppe Bonomi, cosa ci dice? Ma guardi, non lo so, non è mio compito saperlo, è chiaro che se dovesse essere Bonomi, è una persona che stimo, oltre che è un amico di vecchissima data, per cui non potrei che essere contento. Presidente, lei sarà a Malpensa, che cosa ne pensa del salvataggio di Alitalia previsto dal governo con nuovi consistenti investimenti pubblici? Sono scelte che competono al governo, è chiaro che bisognerà comunque renderla una compagnia efficiente e dovremo fare in modo che non si ricada negli errori del passato, altrimenti sapete che si mangia la coda. Presidente, oggi avete varato un provvedimento sui riders, è armonizzabile con quanto si sta facendo a Roma e avete intenzione per esempio di prendere dei provvedimenti anche per altre categorie di precari, diciamo? No, credo che sia una cosa assolutamente armonizzabile, anche perché altrimenti non verrebbe impugnata. Credo che sia una cosa semplicemente che va per dimostrare un'attenzione particolare a una categoria che fino ad oggi non è stata presa in considerazione, ma credo che di categoria come quella dei rider ce ne siano tante altre che dovranno essere guardate con attenzione e un attimino dovranno avere qualche miglioramento delle loro condizioni. Grazie.